Mercoledì 24 febbraio, come promesso, anche oggi abbiamo una live d'eccezione sul commento alla criptosfera e con noi Daniele Bernardi, amministratore delegato di Diamond Partners. Ciao Daniele, grazie di essere con noi. Ciao Genio, buonasera a tutti. Siamo stati letteralmente bombardati in questi ultimi giorni proprio anche in relazione ai precedenti temi che avevamo trattato ad inizio gennaio e per i quali ci eravamo ripromessi poi di riformulare una seconda sessione a distanza di almeno un mese e così è stato. Tra l'altro il nostro timing dobbiamo dire che è stato veramente rilievo perché ci ritroviamo nuovamente a commentare il mercato in seguito ad alcuni giorni di intenso sell-off che ovviamente oggi andremo ad analizzare assieme. Eugenio, scusa, lo riveliamo ai nostri e chi ci sta seguendo, il nostro trading system che due giorni prima del nostro crypto talk vendiamo alla grande oppure no? effettivamente chi ci segue sui profili sia le varie piattaforme social e così via sa che avevamo chiamato un po' al rischio di una possibile contrazione legata anche al momentum che aveva caratterizzato la salita della criptosfera. Ci hanno pensato due attori di mercato, rispettivamente Yellen da una parte e Musk dall'altra, a creare nervosismo e un pesante scarico. Già che ci siamo, a questo punto andiamo anche a vedere direttamente la price action per rendersi conto di quello che è accaduto in questi ultimi tre giorni. Lunedì e martedì hanno fatto da apripista e poi magari commenteremo anche quello che ha caratterizzato i due flash crash nella giornata appunto di lunedì e anche martedì e poi questo, chiamiamolo per adesso, tentativo di ritornare sulla retta via. Non ci sono ancora le condizioni per dire che il sell-off è terminato. Graficamente il quadro appare ancora precario, possiamo scendere sotto 46.000 o possiamo andare sopra a 51.000, quindi in tal senso vi è un'escursione di appena 5.000 dollari, un breakout sopra i 51.000 per poter poi ipotizzare una nuova fase di attacco e propulsione rialzista che ci porterà plausibilmente entro nuovi massimi. Viceversa, e questa è un'aspettativa che hanno ancora in tanti, la eventuale incapacità del prezzo di non spingere a rialzo, di riportarsi a 46.000-45.000 potrebbe ipotizzare una discesa anche in area 40.000 dollari per poi comprendere se ci saranno effettivamente le condizioni per una ripartenza. L'aspetto più importante, poi Daniele ti lascio la parola per un tuo commento, è per chi ha assistito in questi ultimi 72 ore diciamo al comportamento del mercato, si sarà reso conto che nella giornata di lunedì e martedì abbiamo assistito a dei flash crash, vale a dire che la quotazione non solo di Bitcoin ma anche di tantissime altre altcoin a alta e media capitalizzazione è decisamente crollata in pochissimi minuti, andando a sfondare anche soglie psicologiche, pensiamo al caso addirittura di Ethereum, e questa è una conseguenza dell'operatività in leva che oggi consentono tante exchange e per le quali poi, nel momento in cui si verificano volatilità in attesa o
notizie che arrivano sul mercato e creano turbolenza, la liquidazione degli ordini per proteggere il margine viene effettuata d'ufficio. Questo significa che dal punto di vista pratico, se la vostra Bitcoin Exchange vi lascia operare, che ne so, in leva 3x o 5x e siete appunto lunghi di Bitcoin e in quel momento arriva una notizia che crea elevata volatilità, state pur certi che loro sono obbligati a chiudere più, anche se non raggiungete, eventualmente, anche se non avete settato uno stop loss, la posizione proprio per evitare che la contrazione della quotazione vada a erodere interamente il vostro deposito, che è poi quello che è accaduto in alcuni exchange tipo Kraken, in cui tanti utenti, tanti trader, probabilmente neofiti alle prime armi, che operavano in leva pensando di diventare, come si suol sempre dire, ricchi con poche migliaia di euro, si sono viste il conto azzerato, in taluni casi sono anche i margin call, vale a dire che dovranno versare ulteriore capitale oltre a quello che avevano già depositato per coprire la perdita che avevano realizzato sul conto. Magari poi lo proviamo a spiegarlo più tecnicamente questo aspetto. Daniele. Beh sì, ci sono due aspetti qui. Uno, l'aspetto legato agli stop loss, che possono essere tranquillamente settati anche se non si è leva, e molto spesso i trader utilizzano questa tecnica per limitare le perdite, no? Anche alcuni fondi istituzionali lo usano, e questo cosa significa? Che nel momento in cui il Bitcoin comincia a scendere, automaticamente tocca dei valori che hanno impostato questi trader, per cui avrebbero venduto quei valori, e quindi il Bitcoin viene venduto ancora e ancora e ancora e ancora, e questo crea una catena negativa che in certi momenti può fare un flash crash. Se è vista la gambetta fina che dura per fortuna pochi istanti o pochi minuti, dove però se qualcuno ha messo lo stop loss a quel valore lì e gli viene chiuso, e quindi incrementa la perdita per poi trovarsi di nuovo il prezzo molto superiore, e quindi se vuole ricomprare, ricompra a un prezzo molto più alto dello stop loss. Io lo stop loss non lo amo, perché è un metodo per stabilire quando vendere, ma non un metodo per ristabilire quando ricomprare, no? Quindi è un modello, passami il termine, quantitativo zoppo, perché c'è solo una parte della cosa. Quindi preferisco dei modelli quantitativi di trend following, che per cui lo stop loss, cioè non è uno stop loss, ma è un prezzo dinamico a cui io decido di vendere, che cambia nel tempo e quindi si adatta anche alle situazioni di mercato, e soprattutto mi dice anche se ho sbagliato a vendere, di ricomprare poco dopo. Guarda, faccio vedere solo il grafico di Ethereum. Come potete vedere, questo era il prezzo che è stato battuto su Kraken nella giornata di lunedì, che è andato addirittura a 700. Uno potrebbe dire, ma il prezzo è sceso così tanto? Sì, è sceso così tanto proprio perché ci sono state queste chiusure di cui abbiamo fatto menzione prima, che hanno causato la necessità di andare a cercare il primo prezzo utile nel book di negoziazione, nel momento in cui l'exchange deve chiudere quanto prima il vostro trade per evitare che venga eroso interamente il capitale. E visto che questo tipo di comportamento negli exchange non è nuovo, c'è da aggiungere anche che nel momento di massima tensione e sell-off vi era anche difficoltà nel connettersi su alcuni exchange. È un consiglio che do io e che ho già implementato diverse volte in passato. Quando le condizioni di mercato fanno presupporre che ci sia una fase di ipercomprato, che ci sia un'euforia ingiustificata,
Ecco che qualora si desidera aprire una posizione su una determinata digital asset che si vuole portare avanti per un po' di tempo, il consiglio mio è quello non di acquistare a mercato o di acquistare ai prezzi che vengono che sono disponibili day by day, ma ipotizzare che si possono verificare episodi di questa portata e quindi inserire attraverso la propria piattaforma, attraverso la propria, il proprio broker, degli ordini a prezzo limite che sono scaglionati verso il basso. Cioè dal punto di vista pratico si tratta, adesso nel caso di Ethereum, era a 2000, vediamolo meglio che così si può fare un focus, ecco, era ad esempio, che ne so, $2000, già $2000 erano considerati uno dei target a breve termine assieme ai 60.000 di Bitcoin secondo alcuni criptofondi, quindi ipotizzare a dei possibili ritracciamenti, e uno ipotizzando che volesse entrare con che ne so, un Ethereum su il mercato avrebbe potuto mettere 50 centesimi a $1500 e poi 25 centesimi a $1250 e altri 25 centesimi a $1000. Ovviamente non è detto che questo poi si verifica effettivamente, però se si creano e non è la prima volta che questo tipo di comportamenti accadono, questi flash crash legati alle chiusure delle posizioni in leva, è possibile essere serviti a delle condizioni di prezzo particolarmente allettanti che poi possono anche essere utilizzate già qualche ora dopo al verificarsi dell'evento per andare direttamente a chiudere l'operazione in profitto. Quindi questo che c'è, quello che è accaduto lunedì e martedì, dobbiamo imparare a metabolizzarlo perché risuccederà ancora più avanti e vi fa ancora di più comprendere come tante volte non è possibile chiudere gli ordini anche se si ha una strategia già pianificata, come ho detto prima, uno che avesse settato un determinato prezzo di uscita lunedì e martedì in determinati orari di mercato, 7 Central European Time, non riusciva ad entrare nelle piattaforme perché erano intasate per ovviamente il carico di ordini e di login che si stavano effettuando. Cosa, che altro consiglio vuoi dare, Daniele, sulla leva? Ecco, no, allora, intanto c'è stato qualcuno sfortunato che ha venduto a 700 e rotti, ma c'è stato appunto qualcuno anche molto fortunato che ha raddoppiato il capitale in qualche minuto, no? E quindi in effetti mettere degli ordini di investimento a dei prezzi risibili o ragionevolmente risibili effettivamente può essere una buona idea, che raramente accade, ma quando accade il profitto è molto buono. E, no, allora ci tengo a precisare un concetto sulla leva, soprattutto per chi approccia ai mercati, alle cripto, e magari non ha molta esperienza di trading nel mercato equity, no? Allora, c'è una regola matematica che spiega che i rendimenti, le perdite costano il doppio dei guadagni. Questo è per semplificare, però il concetto è questo. Se io ho 100 euro e perdo il 10%, vado a 90, per tornare da 90 a 100 devo fare l'11%. Ma se da 100 euro perdo il 50%, per tornare di nuovo a 100 non devo fare il 50%, se no mi troverei a 75. Devo fare il 100%. Quindi una eventuale perdita notevole non viene compensata da un guadagno della stessa entità, e questo diventa ancora peggio se io perdo il 90%, vado a 10, devo fare il 900% per tornare a pari. Quindi perché dico questo? Perché quando io utilizzo uno strumento a leva
di fatto moltiplico per il valore della leva il rendimento che il sottostante farà. Quindi se il Bitcoin guadagna il 5% e sono a leva 5, io faccio il 25%. Se Bitcoin perde il 5%, io faccio il meno 25, che non è la stessa cosa, perché se io faccio il meno 25 e vado a 75, per tornare a 100 devo fare il 33. Okay? Quindi se più passano i giorni su uno strumento volatile, più io a leva sono sicuro di perdere soldi. La leva è una trappola per gli ingenui, va usata dagli istituzionali in certe operazioni finanziarie legate all'equity, legate ai bond, ma nelle cripto è un suicidio, perché la volatilità delle criptovalute è mediamente tra il 70 e il 90%, e quindi è 5 volte tanto nei mercati finanziari. Tra l'altro questo aspetto qua è molto interessante da comprendere, perché molti, anche al di fuori delle cripto, si utilizzano non gli exchange, ma che ne so, piattaforme tradizionali tipo i CFD e queste cose qui. E quando si viene contattati dal broker o dal dealer, che cos'è che ti propongono come incentivo di marketing per spingere ad aprire il conto? Guardi, apra il conto con noi, perché noi le possiamo dare la possibilità di andare in leva addirittura, che so, anche a 7-8 volte. Nel caso degli exchange, loro hanno tutta la convenienza di farvi andare in leva. E per quale motivo? Perché le commissioni sulla criptosfera non sono come le azioni, che hanno una flat fee, ma sono in percentuale. Quindi più voi acquistate in termini di controvalore di mercato, più pagate in percentuale, che si va dallo 0,15 allo 0,25 a seconda del profilo che avete come trader. Pertanto, da questo punto di vista, capite per quale motivo hanno interesse a spingere chi magari è neofita ad utilizzare questa formula di negoziazione, che io personalmente non consiglio a nessuno. Neanche un esperto. No, se posso aggiungere una cosa, allora un exchange crypto sano guadagna dalle commissioni e guadagna anche dal lending, perché per poter andare a leva tu devi prendere a prestito i bitcoin, e prendere a prestito i bitcoin vuol dire che qualcuno te li deve imprestare, paghi un tasso di interesse che annualizzato è tra il 30 e il 50% all'anno, quindi una follia, e questo accade quando è un exchange sano. Se voi andate dagli exchange che non sono reali di criptovalute, ma sono exchange, piattaforme di brokerage che usano i CFD, che sono contract for difference, lì è ancora peggio, perché di fatto non comprate il Bitcoin, ma fate un contratto contro l'exchange stesso sulla differenza di valore di acquisto e di vendita che voi fate. Questo lo fanno, ti spingono a far leve anche alte con la scusa che puoi diventare ricco in pochi secondi, ma nella realtà loro sanno benissimo che l'effetto leva distrugge il patrimonio agli investitori, e purtroppo, e la realtà è che molto spesso questi broker non si coprono nemmeno, perché tanto sanno che voi perdete i soldi. E siccome è un contratto tra voi e loro, alla fine i soldi li incassano loro. Quindi state lontani da questi strumenti finanziari, i contract for difference, perché intanto vi espongono a rischio emittente, a tutta una serie di problematiche, ma soprattutto sono costosissimi e vi espongono a una perdita certa, e dipende solo in quanto tempo. Esatto. E per passare ad un argomento che scalda l'animo a chi è collegato e ci sta ascoltando,
Facciamo notare che ci sono state durante la precedente settimana, ma anche le reazioni di queste ultime 72 ore, alcune criptovalute, alcune digital asset che hanno notevolmente performato sia in termini di propulsione rialzista che anche nella capacità di recupero, e pertanto si sono dimostrate resilienti. È una parola, un aggettivo che dobbiamo imparare a conoscere molto bene, perché la resilienza anche di un digital asset mi fa comprendere come un titolo, una digital asset, nel momento in cui è soggetto ad un sell-off, poi ha capacità di recuperare con una certa velocità il terreno che è stato perduto. Guardate, qui abbiamo IOTA, che era stata indicata anche verso la fine del 2020, pariteticamente a VeChain, che si stanno veramente comportando con una propulsione rialzista molto molto interessante, aggressiva, farebbero presupporre a nuovi massimi nei prossimi mesi e trimestri, proprio perché il progetto sta interessando. E se qualcuno segue la segue le varie pubblicazioni che facciamo giornalmente attraverso sia i canali che le piattaforme di interazione sulla rete, avrà notato l'esplosione che ha Solana. Solana, che se non ricordo male io ho recensito proprio sabato scorso, si sta dimostrando non solo resiliente, ma addirittura anche molto performante rispetto al momentum di mercato complessivo. Sostanzialmente, quando è stata indicata, ha già fatto quasi il 100%. Quindi vi faccio notare, guardate il grafico, rispetto a quello che ha fatto Bitcoin in queste ultime, o anche Ethereum in queste ultime 72 ore, guardate la propulsione che c'è stata su Solana. Perché Solana è diventata una criptovaluta che oltretutto sta anche scalando le classifiche con la recente rally, dovrebbe ormai essersi portata in prossimità delle prime 25, può essere quella blockchain che andrà a sostituire gran parte dell'environment di Ethereum. Ed ecco per quale, infatti, Ethereum ha in questo momento il problema dei gas fee, che stanno letteralmente rendendo quasi inutili tantissime applicazioni DeFi. Nel momento in cui qualcuno comincia a guardarsi attorno, cerca delle soluzioni per bypassare, traslare, swappare il proprio crypto app su una blockchain che sarà in grado di essere scalabile, veloce e performante. Andatevela a riascoltare la recensione su Solana, proprio per, e la stessa cosa la potremmo dire anche di Zilliqa. Anche Zilliqa si sta dimostrando particolarmente frizzante, proprio perché sono quelle blockchain che si ritengono possano scalfire chiamiamolo ancora monopolio di Ethereum. Daniele, cosa ne pensi tu sui cosiddetti Ethereum killers o i problemi che ha tutta la blockchain Ethereum relativamente ai gas fee e poi al fatto che no, assolutamente una rete che non può essere scalabile? Ma allora, il problema è evidente a tutti, e anche ai fondatori di Ethereum, che forse un po' troppo lentamente stanno deployando le varie upgrade di Ethereum 1.2, no? Quindi cercando di passare da proof of work a proof of stake, e poi di implementare delle
delle shard coin per cercare di rendere diciamo più scalabile, più fruibile Ethereum. Chiaramente quando hai tanto successo come ha avuto Ethereum nella precedente bolla come concetto, nel precedente ciclo delle cripto fino al 2017, è chiaro che loro hanno sostanzialmente dominato la scena dei token e anche dei token, soprattutto i token legati al cosiddetto DeFi, cioè al Decentralized Finance. Il problema di questo è che forse Ethereum non si sarebbe aspettata che ci sarebbe stato un così forte incremento del business legato alle DeFi, no? E questo ha portato a un sovraccarico della blockchain che gli sta mettendo in difficoltà. Poi che sia finita non lo credo, che abbiano delle chance per recuperare e mantenere comunque il vantaggio, diciamo, non vantaggio competitivo, perché non hanno vantaggio competitivo in questo momento, ci sono molte blockchain migliori, però una blockchain è tanto più sicura quanto più utilizzatori ha, no? E loro oggi sono ancora la seconda blockchain al mondo, e quindi pur con dei difetti, anche Bitcoin a volte costa parecchio spostare i soldi, e pur con dei difetti ad oggi è ancora dominante sul DeFi, insomma. Certo, guarda, proprio sarà uno dei temi per la seconda parte dell'anno, vale a dire chi non dico prenderà il posto, ma comincerà a erodere sensibilmente quote di mercato Ethereum. Per questo motivo che, ad esempio, io a livello istituzionale, aziendale, la settimana scorsa ho alleggerito lo stake su Ethereum. Cosa significa? Siamo andati a vendere una parte consistente delle dotazioni di Ethereum proprio quando i gas fee erano ormai arrivati a prezzi che erano rendevano inutilizzabili tantissime application sviluppate su Ethereum. Io personalmente, proprio da quello che comincio a ricevere, sia i feedback da parte di alcuni sviluppatori che poi anche utenti, comincio a avere delle perplessità sul futuro di Ethereum, anche se poi i follower di questa blockchain considerano che quando verrà implementato il famoso protocollo 2.0 cambierà tutto. Se ne parla da tempo, però siamo notevolmente in ritardo da questo punto di vista, e il fatto che comincino a esserci No, so che cosa è successo. C'è stato è successo qualcosa da questo punto di vista, e il fatto che comincino a esserci. Eugenio, io sento ripetere. So che cosa è successo? C'è stato un salto. È successo qualcosa da questo punto di vista, e il fatto che comincino a esserci. Eugenio, io sento ripetere. Eugenio, credo che sia un problema che è uscito da siamo entrati in YouTube. No, proprio YouTube acceso. Scusa, deve essere successo qualcosa a me. Credo che sia colpa mia.
Ah, ok. No, perché se tieni anche YouTube sullo stesso dispositivo vanno in conflitto. Comunque, ritorniamo su di noi. Vi voglio fare vedere adesso, visto che due settimane fa mediaticamente ne ha parlato tutto il mondo, Elon Musk, lo stake di 1,5 miliardi su Bitcoin, che ai prezzi per i quali detiene le sue dotazioni dovrebbe aver acquistato Bitcoin a 31, mediamente, prezzo medio, $31,250. Quindi è notevolmente, anche comprendendo la recente sell-off, in equity positiva. Ebbene, guardate Tesla con la notizia che ha caratterizzato, che ha fatto trasformare di fatto anche Elon Musk come l'uomo più ricco del mondo, superando Jeff Bezos, adesso è nuovamente ridisceso. Guardate la price action di Tesla, che abbastanza anomala, in quanto una notizia di quella portata avrebbe dovuto far ipotizzare a una ulteriore propulsione del titolo, cosa che non è avvenuto, e il rimbalzo si è assestato, rimbalzo insomma alla della diminuzione della contrazione, si è assestato proprio in prossimità della media mobile 200 con i periodi a 4 ore. Questo è interessante perché capiremo nei prossimi giorni se questa fase di scarico che sta caratterizzando i tecnologici è passeggera o strutturale, almeno per la prima parte del 2021. Oltre a IOTA e oltre a Solana, oltre a WeChain, facciamo anche una chiamata veloce a Stellar, e con l'occasione vi annuncio con grande entusiasmo che il 17 marzo avremo un ospite speciale, una diretta speciale direttamente dagli Stati Uniti, un componente della Stellar Foundation, quindi una sessione live con un developer della blockchain Stellar, con i quali potremo poi affrontare tutte le dinamiche. Stellar, come tutte le altre cripto, ha dovuto subire le conseguenze per correlazione positiva del sell-off di Bitcoin. Come potete vedere, la reazione è tutto sommato analoga a tantissime altre. Adesso ci attendiamo di comprendere se la propulsione appunto si riprenderà nei prossime sedute, o come abbiamo detto prima dobbiamo attendere la regina delle criptovalute con il segnale. Guardate cosa accade se andiamo ad analizzare il grafico con l'impostazione weekly. Purtroppo non lascerebbe tanto a desiderare, cioè, nel senso che se questa fosse la chiusura della settimana, facciamo un focus, ecco qua, si vede un po' meglio. Questo è Bitcoin, giusto? Questo è Bitcoin con il grafico settimanale, però manca ancora. Lo puoi mettere logaritmico? Mettiamolo logaritmico. Che cambia molto. Sì, eccolo qua. Mettiamolo logaritmico. Non è ancora un pattern di inversione, però è un pattern grafico di warning. Cioè, ovviamente se chiudesse la barra settimanale ai prezzi attuali. Ad esempio, proviamo a rimetterlo in modalità normale. Questo tipo di pattern ti dice, dal punto di vista del commento grafico, attento, c'è potenzialmente una situazione di pericolo. Ora, questo non significa che il trend venga compromesso, però potrebbe improvvisamente
invertire. Non è, come ho detto, un pattern di inversione. Se fosse così, significa che verrebbe compromesso tutta la propulsione rialzista che è partita dalla seconda parte del 2020. Secondo Glassnode, si ritiene che quello che è accaduto durante i primi due mesi del 2021 abbia prodotto a un trasferimento di asset digitali per quanto concerne il Bitcoin da le, chiamiamole, mani deboli, da chi aveva posizioni tutto sommato inferiori a 5 Bitcoin, tra 1 e 5 Bitcoin, in favore delle sia balene che delle megattere. Non perdetevi il video domani mattina in merito a questo tipo di travaso di risorse digitali che c'è stato durante questi due mesi. Quindi che cosa significa dal punto di vista pratico? Che tante investitori retail con quantitativi tutto sommato modesti, ovviamente 1, 2, 3, 4 Bitcoin non è proprio un importo modesto, però comparato con i quantitativi dei grandi tycoon si tratta di peanuts, cioè noccioline. Ecco, questi soggetti hanno scaricato in questi ultimi due mesi nei confronti dei grandi, quindi c'è stata proprio una migrazione di asset. Chi era piccolo aveva Bitcoin, le ha vendute ai prezzi attuali o quelli che erano qualche settimana fa a questi grandi attori di mercato. E secondo Glassnode, proprio questo travaso di risorse dovrebbe far presupporre che i $50,000 dovrebbero essere mantenuti per poi andare a vedere nuovamente quotazioni più elevate. Proprio come diceva Mike Novogratz di Galaxy Digital ancora lo scorso anno, che menzionava i $65,000 di primo target per Bitcoin entro il primo trimestre del 2021. Daniele. Allora, intanto dal punto di vista, diciamo, tecnico, anche se non sono un analista tecnico ma quantitativo, però conosco molto bene le dinamiche di mercato perché le studiamo, tecnicamente la fine di un ciclo la si ha quando, dopo un sell-off come questo, il mercato cerca di recuperare i nuovi massimi, si ferma sotto i nuovi massimi e dopo un nuovo sell-off un'altra volta. Allora, quello è il classico segnale di fine di una bolla, no? Allora, dal punto di vista semplicemente intellettuale e non, diciamo, speculativo, vedere il Bitcoin che è arrivato a $58,000 quando il massimo precedente era 18,000, che aveva toccato per un giorno o due e basta, onestamente, se ci estraiamo dal momento, è già un risultato clamoroso che convalida le logiche dell'halving, della riduzione dei miner, della remunerazione per i miner e tutto, per creare il Bitcoin come strumento deflattivo, altamente deflattivo. E quindi, anche se fosse arrivato solo a 58,000 e non andasse oltre e adesso ricominciasse un bear market, ovviamente mi auguro di no e non credo che succeda, però non si può mai sapere. Comunque il Bitcoin ha dato straordinaria evidenza di essere un asset digitale incredibile, ok? Poi è chiaro che noi puntiamo sempre a guadagnare di più e a sperare che possa crescere, e io in tutta onestà l'avevo detto a gennaio, quando c'era stato il primo ritracciamento che diciamo c'erano molti scettici che potesse tornare sopra i 40,000, e tra cui anche JP Morgan. Invece
proprio a questa Crypto Talk ero molto positivo e la dinamica del Bitcoin me l'ha confermato. Per quello che vedo, oggi non si è ancora formata la bolla vera e propria che deflagrerà come è successo nel 2017, no? Cioè non si è formata ancora quell'hype molto forte sull'investitore della strada, diciamo, che di solito caratterizza la fine delle bolle, no? Delle bolle finanziarie. E quindi la situazione attuale fa presagire, è un augurio ovviamente perché non abbiamo la certezza, fa presagire che il Bitcoin possa andare ben oltre anche i 65.000 predetti per il trimestre, magari non il trimestre. Io ho stimato anche le probabilità che raggiunga determinati valori e onestamente, con mia sorpresa, c'è il 30% di probabilità che il Bitcoin arrivi a $100.000, che pensavo fosse molto meno. Questi calcoli li ho fatti a ottobre dell'anno scorso, quindi... Tu ritieni 100.000 per il 2021 o 100.000 come massimo all'interno del ciclo di anni? 2021. Se volete vi posso tirare fuori anche il grafico, così si può stimare anche... se mi dai un minuto lo tiro fuori. Anche Bobby Lee, che è fratello di Charlie, il inventore di Litecoin, ha proprio la settimana scorsa lanciato un proprio outlook sul prezzo di Bitcoin per quest'anno. Ritiene che secondo lui andrà tranquillamente oltre a $100.000, proprio perché si continua a verificare questo, chiamiamolo, FOMO istituzionale, non dei retail, che a livello o corporate, aziende o player del mercato, dei mercati finanziari, debbono dotarsi di questa criptovaluta. Aspetta che condivido il grafico. Condivido il grafico. Allora, questo grafico qui, come va letto? Queste sono le probabilità che il Bitcoin stia sopra gli 10.000, no? Quindi c'è praticamente tra il 90 e il 95% di probabilità che il Bitcoin non ritorni a 10.000, no? E poi progressivamente, praticamente 100.000 è la linea arancione. E quindi questo è il 2021, finisce qui, inizia il 2022. Se io incrocio la linea arancione con la fine 2021, ho il 32-33% di probabilità che arrivi a 100.000. Chiaramente questa è una probabilità e non è una garanzia assolutamente che ci arrivi. Interessante, perché adesso se uno così sommariamente fa un'analisi, vedrebbe che la probabilità di vedere Bitcoin almeno a $100.000 è al 50% entro al 2024, è in sintonia con la fine del ciclo post-halving. Dopo dovrebbe... No, la fine del ciclo di questo post-halving è fine di quest'anno, no? Poi nel 2024 c'è il nuovo halving e quindi i nuovi massimi saranno tra il 2025 e il 2026, dove i 250.000 hanno più o meno il 50% di probabilità di essere raggiunti, no? Allora, questo ovviamente sono calcoli probabilistici basati su dei modelli quantitativi, però questo l'avevo fatto e ce l'ho scritto sul mio libro. Cioè, era scritto sul mio libro I tempi non sospetti, che il Bitcoin aveva più del 50% di probabilità di superare i $50.000 nel 2021. Quindi
nel 2017, quando ho fatto questa stima, era settembre-ottobre 2017, il Bitcoin aveva ancora fatto lo scoppio della bolla, era 8.000. Avevo fatto un grafico del genere sul mio libro, è riportato. Dillo Daniele, citalo, come si chiama il titolo del libro? Allora, il libro adesso si chiama Investire in Crypto Asset Consapevolmente, lo trovate su Amazon. Ecco, a posto. Daniele Bernardi, autore, basta inserire come keyword e vi compare il titolo. E l'hai scritto anche in inglese? Allora, la prima versione in inglese si chiama The Genesis of Crypto Assets, c'è il grafico anche lì. E invece questo Investire in Crypto Asset Consapevolmente è la riedizione del primo libro. Adesso rifarò anche in inglese, però l'ho appena lanciato, in realtà non l'ho ancora lanciato, è segreto il fatto che ci sia la nuova edizione, lo sapete in anteprima, però lo lancerò nelle prossime settimane in concomitanza con il lancio del Fee Token. Se vuoi anche spendere un pensiero, visto che fai a quotare un token legato al vostro environment professionale su The Rock Trading. Sì, lo quotiamo su The Rock Trading, non dovrei dirlo perché in realtà siamo ancora ultimando tutti i lavori di comunicazione, però il 15 marzo listiamo il nostro token su The Rock Trading e avrà la caratteristica di essere molto scarso e ha una capitalizzazione molto bassa, quindi avere multipli possibili molto interessanti. Però non l'ho detto. Poi chi è interessato a conoscere tutto il progetto può rimanere in contatto con te tramite Facebook, LinkedIn o direttamente tramite il sito di Diamond Capital Partners. Bene, prima di andare in chiusura abbiamo ancora 10 minuti abbondanti. Gli Ethereum Killers ne abbiamo fatto menzione, della capacità che hanno dimostrato alcune criptovalute di essere durante questi pochi giorni resilienti, tra queste citiamo anche il caso Cardano, come vedete, facciamolo vedere, Cardano, eccolo qui, anche Cardano, ADA ovviamente, molto molto aggressivo come price action, ha dimostrato di essere resiliente. Faccio notare che anche nel caso di Cardano si sono verificati i flash crash. Per quale motivo? Perché l'operatività, vedete, eccoli qua, i flash crash durante la giornata di lunedì e quello nella giornata di ieri. Come vi avevo, anche nel caso di Cardano si è avuto uno scostamento decisamente di rilievo, perché il prezzo è oscillato tra 0,85 e 0,60, quindi chi avesse, come abbiamo detto prima, come strategia per fare digital asset picking, letteralmente scommettendo sui flash crash, qui bisogna dirlo, scommettendo che si verifichino i flash questa volta non sono io. Quelle condizioni. Ora, per andare in chiusura, visto che tanti citano ad esempio il caso, un commento per Polkadot o per le altre, o per le altri Ethereum o killers o contenders, lo ricordiamo ancora una volta che non ci sono al momento ancora le condizioni per dire che questa fase, che è iniziata qualche giorno fa, è terminata e quindi rivedremo sorgere il sole tra qualche giorno. Dobbiamo attendere un segnale di conferma per quanto concerne l'andamento della price action, conferma che potremmo avere con certa
con una certa confidenza entro la chiusura della barra settimanale, o in alternativa qualora ci fosse una breakout rialzista già nelle prossime ore o nei prossimi giorni prima della fine della settimana sopra i 51.000. Vedete, in questo momento il prezzo è letteralmente ingabbiato su due livelli chiave e tutti gli operatori sono con i radar accesi proprio per comprendere la direzionalità che si sprigionerà. Facciamo presente che in questo momento di mercato c'è un elemento che sta diventando un po' controproducente o negativo, a mio modo di vedere, che è legato a i rumors, alle notizie di soggetti che dichiarano, fanno endorsement o il caso opposto, trasmettono ostilità nei confronti della criptosfera. Abbiamo visto quello che è accaduto quando un tycoon dice che prenderà posizione o ha già investito e si crea il pampo, o viceversa quando un nuovo ministro del tesoro del governo statunitense mette in discussione il futuro della criptosfera, Bitcoin, cosa serve, cosa non serve, le conseguenze. Più poi ci aggiungiamo anche le stesse esternazioni a distanza di due settimane di Elon Musk, che dice sì, però Bitcoin e Ethereum in questo momento li considerano sopravvalutati, e da lì parte il sell-off. Quindi dobbiamo essere pronti a non solo metabolizzare questi momenti di mercato che saranno sempre più frequenti, ma anche poi impostare quelle strategie per cavalcarli, come vi ho detto prima, a meno che non passiate tutta la giornata davanti ai monitor a seguire l'andamento di una determinata digital asset, la cosa più sensata è proprio quella di mettere in macchina, cioè mettere in piattaforma degli ordini a prezzo limite che si discostano, non dico ampiamente, comunque di svariati punti percentuali rispetto alla quotazione che sta battendo. Nel caso si riverifichino altri flash crash, sarete serviti a condizioni particolarmente allettanti. Tu, Daniele, che altro consiglio vuoi dare sulla price action di Bitcoin per chi adesso deve rendersi conto se veramente il sell-off ce l'abbiamo alle spalle, oppure, attenzione, sempre con una propria view su quello che può accadere day by day? Allora, sai, rispondere a questa domanda è sempre difficile, perché dipende: se uno l'ha comprato a 2.000 e adesso è a 50.000, potrebbe anche dire, ma sì, chi se ne frega, lo vendo, no? Se uno l'ha comprato a 54.000, perché era preso dalla voglia, ovviamente oggi magari è là che suda freddo e quindi fa fatica. Quindi dipende dallo stato d'animo, dall'approccio e dall'orizzonte temporale. Il mio consiglio è: metteteveli su in custodia e riapriteli nel 2026. Oggi sarà un'altra scala con molta probabilità, e quindi oggi preoccuparsi delle fluttuazioni di 2-3 mila dollari non ha senso. Ho visto prima sui commenti, volevo aggiungere un tema. Sì. Ieri è stata comminata una multa di 18 milioni di dollari a Bitfinex, chiedendogli di non lavorare più negli Stati Uniti. 18 milioni di dollari sono un'inezia per Bitfinex. E soprattutto per Tether. Esatto, ma la good news è che di fatto Tether hanno verificato che non ci sono i presupposti per pensare che non sia backed 1-1, e quindi evidentemente li hanno portato alle prove documentali che Tether è backed, e questo era uno spauracchio enorme per l'industria. Poi, per carità, Tether sono 22 billion e Bitcoin ormai è un trillion, quindi
quindi grazie Andrea, però, però tecnicamente comunque è una good news perché ridà credibilità all'utilizzo di una delle cripto che sostanzialmente è più scambiata, perché ogni volta che si vende o Ethereum o Bitcoin, in realtà gran parte degli exchange vanno a finire in USDT e quindi quindi di fatto se avesse avuto un problema Tether lo avrebbe avuto tutta l'industria delle cripto. Quindi questa è una gran bella notizia, è passata in sordina per gli altri motivi, però in realtà pone un po' di serenità per i mesi futuri all'industria. Sì, infatti, un'altra notizia che dovrebbe in qualche modo cominciare a rendere gli animi tutto sommato un po' più distesi è il fatto che ci sono paesi che hanno già strutturato un framework fiscale per le cripto, come in particolar modo la Corea del Sud, che tasserà il 20% le plusvalenze realizzate in digital asset. Ricordatevelo, si tratta solo di aspettare, poi anche in Europa arriverà una gabbia, cioè arriverà un inquadramento che consentirà di comprendere come verrà applicata la tassazione, che al momento attuale in Italia è abbastanza non è proprio la portata di tutti. Vi anticipo già subito che fra 2 settimane avremo una live speciale con un ospite d'eccezione proprio per commentare, conoscere, approfondire tutte le problematiche fiscali legate alle plusvalenze sulle criptovalute e le digital asset. Bene, siamo in chiusura, abbiamo avuto una affluenza veramente, la partecipazione veramente notevole. Dio e Daniele ci rimettiamo in discussione, vi promettiamo che con presunzione tra un altro mese abbondante andremo a fare una nuova live di commento al Market Outlook. In ogni caso, Daniele, per chi fosse interessato, durante il prossime settimane ha degli impegni per quanto concerne attività di formazione professionale proprio per il mondo cripto, quindi o tramite i canali social Facebook e LinkedIn lo potete contattare, o meglio ancora anche direttamente tramite il sito di Diamond Partners e Diamond Capital. Daniele, io ti ringrazio tantissimo per la tua partecipazione, come sempre buoni investimenti, buon trading, buone cripto a tutti quanti, e ci vediamo la settimana prossima con un ospite d'eccezione, ve lo anticipo subito, il presidente di una banca italiana. Grazie Eugenio, grazie a tutti, ciao. Arrivederci a tutti, buon trading, a presto!